Il giornale di Casoria si trova in un luogo molto particolare, un calderone di idee adatto a chi piace inventare e costruire oggetti. Siamo infatti a Pianura, nella sede del Fab Lab Napoli, un'associazione di promozione sociale, laboratorio per makers napoletani e creativi. Per capirne di più sul funzionamento e gli scopi del Fab Lab, ma soprattutto assistere alle dimostrazioni di queste macchine spettacolari di cui è fornito, abbiamo intervistato uno dei fondatori, il designer Antonio Grillo. Io sono un designer e ho sentito la necessità 3 anni fa di creare un posto che mi facilitasse la possibilità di creare i miei progetti e la possibilità agli altri di tirare fuori i progetti dal loro cassetto e realizzarli. Quindi insieme a Filippo Sessa 3 anni fa abbiamo fondato il Fab Lab Napoli e subito abbiamo iniziato a costruire la nostra community di persone con diverse competenze e quindi in questo modo abbiamo man mano creato sul laboratorio che oggi si trova a Napoli in un casale gestito dal comune di Napoli ed è la casata della cultura. Allora, il Fab Lab è un luogo dove persone e quindi conoscenza condivisa e con l'ausilio di macchine digitali possono portare avanti i loro progetti. Per esempio, qualche tempo fa non era possibile perché per costruire un prototipo, un oggetto in 3 dimensioni bisognava andare in un'industria di prototipazione. Quindi con la democratizzazione invece delle macchine, cadendo i brevetti dell'FDM prima, si è avuta la possibilità di poter utilizzare queste macchine. Perché il nostro Fab Lab è basato su un'associazione di promozione sociale e il suo funzionamento, il suo sostentamento è basato sui, prima di tutto, sugli sponsor, tipo il Comune di Napoli che ci dà la possibilità di vivere, di insediarci in questo posto che è la Casa della Cultura, come dicevo prima, e alcuni sponsor tecnici come Sintesi Sud che ci permettono di avere macchine sempre aggiornate, tipo una stereolitografica piuttosto che una fresatrice o man mano altre macchine. E la quota associativa è di 50 euro l'anno. Questi 50 euro l'anno servono in parte per l'assicurazione e la metà viene convertita in crediti. Quindi per ogni quota associativa ci sono all'associato 25 crediti. Questi 25 crediti finirebbero subito se l'associato utilizzasse il Fab Lab soltanto come service di fresa o service di stampa. Quindi per stampare oggetti, esatto, per tagliare quindi altri oggetti. Insomma. Quindi in realtà abbiamo pensato di introdurre il sistema dei crediti per non per mettere barriere, ma fondamentalmente per capire se la persona è interessata momentaneamente soltanto al service, e quindi questa è una cosa che il Fab Lab non fa, oppure vuole partecipare, vuole dare e ricevere conoscenza dagli altri associati. In questo modo abbiamo la possibilità di trasformare un tutorial di un associato in crediti e quindi dopo un po' di tempo riesce poi dopo a sfruttare i crediti per l'utilizzo delle macchine, salvo per il materiale che può portare lui da casa piuttosto che trovare qui al Fab Lab, scambiarlo con altri utenti. E quindi questo sistema di crediti serve fondamentalmente a cercare di includere più persone più che escluderle. Sì, noi facciamo dei workshop basati sull'utilizzo delle macchine oppure su applicazioni, in modo che la persona che si associa ha la piena godrà poi col tempo della piena autonomia per utilizzare le macchine. Anche se abbiamo degli host, cioè dei ragazzi che si impegnano nella settimana ad aiutare gli altri e a gestire un po' il laboratorio. Allora, questo è un progetto che nasce dal Fab Lab Contea con Giacomo Falaschi. Allora, questa è una versione che abbiamo chiamato ironicamente Nafalla, per Napoli Falla, ed ha alcune differenze rispetto a quella originale, ma basate soltanto sulla realizzazione dei corsoi per reggi magnete. La sezione impartisce corsi soltanto agli associati, perché legalmente un APS può soltanto impartire dei corsi agli associati, all'associazione, e
un corso per realizzare una stampante 3D è basato soprattutto sul costo della stampante, quindi sui componenti della stampante e poi su dei crediti per quanto riguarda l'assemblaggio. Quindi un utente si ritrova a spendere dei soldi per l'acquisto del materiale e circa 50 crediti, tra i 50 e gli 80 crediti per la costruzione della stampante.